Modenese Nazionale al segretario Fava, a Stefano Baccari, responsabile dell'Orientazione Nazionale, e grazie a voi e grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile anche quest'anno, nonostante quello che è accaduto, questa bellissima festa, per cui a loro farei un grande applauso. Avete casa un po' via qua. Io ieri non so cosa sia io perché io non ho visto nessuna agenzia perché ero questa mattina con il ministro Boccia ad Allara, che è una delle più grandi aziende automobilistiche al mondo, in Appennino Parmense, che hanno presentato un progetto al ministro e al governo. È un'azienda che sostanzialmente aveva 100 dipendenti, ne ha quasi 700, ha un'academy che accoglie, grazie a un progetto della regione Motor Vehicle University of Emilia Romagna, unica luogo al mondo questo, in cui da 3 anni si fanno 6 corsi di laurea, biennali in inglese, per master di alta specializzazione in ingegneria legata all'automotive. Tra queste l'Università di Parma e altre università, compresa Bargareggio, la Dallara, con la Ferrari, la Maserati, la Lamborghini, la Ducati, bla bla bla, e partner. E a proposito di cervello in fuga, li stiamo portando invece qui dove c'è il capitale umano più straordinario. E poi sono stato adesso, invece che guardare le agenzie di cui me ne frega veramente poco, ero a Mezzolacca, che è una frazione di 500 abitanti del comune di Vernasca, che fa 2.000 abitanti nell'Alto Piacentino, Alto Appennino, dove abbiamo installato un'antenna per permettere alla gente di telefonare e telefonarsi, perché da 5 anni non lo poteva fare, perché le compagnie telefoniche non trovavano conveniente farlo. Come regione lì, come in altri 28 luoghi della regione, faremo nei prossimi mesi, dentro un anno, con un investimento di 1 milione di euro, abbiamo permesso a quella gente che, mentre gli spieghiamo che il digitale deve arrivare ovunque, questi non riescono nel 2000 e 20 nemmeno a telefonarsi. C'era tutta la frazione sotto un tendone, 300-400 persone, e penso che conti più questa che qualsiasi agenzia di dichiarazione che ho fatto ieri. Poi, se ieri ti riferisci a quella di Renzi Bersani, la spiego, perché mi sembra di avere una cosa di una banalità. Mi ha chiesto di essere un giornalista: vorresti che Renzi e Bersani tornassero nel PD? Io ho detto: facciano quel che vogliono. Più che di Renzi e Bersani, mi interessa recuperare quei milioni di voti che al PD sono andati via. Nel 2008 lasciamo stare Bersani e lasciamo stare Renzi. Bersani diventa segretario del PD nel 2009, mi pare. Renzi diventa segretario del PD nel 2013, fino al 2013, mi pare. Non c'erano né l'uno né l'altro. Nel 2008 il PD aveva 12 milioni di voti presi alla elezione politica. Io vorrei che provassimo a rimontare e a recuperare, e questo è anche il grande sforzo di Nicola, di Zingaretti, e mi pare veramente una cosa banale. Cioè, penso che se vogliamo vincere le prossime elezioni politiche, io mi auguro fra 2 anni, quando si voterà, tutti quelli che ci votavano e non ci votano più, e qualcuno che non ci ha mai votato e che non ci vota più, torni. Se non facevamo così, l'Emilia Romagna era l'undicesima su 11 regioni negli ultimi 2 anni perdute. Se l'abbiamo vinta è perché siamo andati a riconquistare voti che erano andati via e non venivano, o no? È molto semplice la politica, eh? La politica è un po' più semplice di come la facciamo. Ecco, però già questo discorso programmatico, no? È giustamente il discorso di un governatore che ha vinto e che ha tutte il diritto, ma anche l'idea a un certo punto le possibilità di immaginare, in una fase di cambiamento come questa, di poter avere un ruolo nazionale. Non c'è niente di sbagliato. No, ma il ruolo nazionale ce l'ho già, faccio il presidente della conferenza delle regioni, poi sono già 5 anni, penso che sia venuto anche il momento che tocchi a qualcun altro, anche perché io devo ringraziare i presidenti tutti, ma anche quelli di centrodestra, che nonostante quando io partì eravamo 16 di centrosinistra 5 anni fa, oggi sono 14 di centrodestra, per 2 volte hanno consentito che continuassi io, che nei numeri avevano loro, la possibilità di eleggere e nominare un presidente più della loro parte. Quindi io ho fatto questi 5 anni, ci sono le elezioni regionali, vedremo gli equilibri dopo, ma
il mio credo l'avevo già fatto, poi un ruolo europeo, io sono stato riconfermato per altri 3 anni, Presidente del Consiglio dei Comuni della Regione d'Europa, 110.000 enti locali di 41 paesi europei, la prima volta dopo guerra che sono italiano, quindi io di mio ne ho che fare e mi sento un ruolo importante lo stesso, non c'è mica bisogno di altro. Facciamo un discorso più preciso. Io vorrei veramente, guarda Stefano, io sono venuta qui con l'idea di veramente chiarire questa situazione, perché se c'è una cosa che detesto nella politica italiana è quella di non parlare mai chiaro, perché secondo me in politica tutte le operazioni, in particolare tutte le ambizioni, perché la politica è fatta del desiderio di fare qualche cosa di speciale, tanto è vero che non tutti lo fanno, insomma, no? Lo fanno politica. Cioè, c'è un problema di chiamare le cose con il proprio nome. Allora, non c'è dubbio, secondo me, che il governo sta avendo, diciamo, è in grande discussione, non c'è dubbio che c'è un passaggio molto complicato legato anche all'arrivo del Recovery Fund, e non c'è dubbio che c'è una discussione all'interno del partito sulle scelte che più fatte. Però, giusto per farti dire che io non parlo a camera, io sono rimasta colpito, vedi, sono arrivata con il tuo libro che è uscito peraltro a marzo 2020, quindi non ha avuto, diciamo, l'attenzione dovuta. A pagina 7, cioè proprio nelle primissime pagine, ma l'ho detto tutto, la guarda fino a notte, fino a pagina 142, tu dici, descrivendo la campagna di un passo avanti, in tal senso serve anche il mio partito, il PD deve avere un'identità più netta, che passi per alcune parole chiare che lo definiscono. Deve aprirsi alla società, accogliere le competenze migliori che fuori ci sono, a partire dai territori. Questo vuol dire demolire le liturgie che non rispondono più al tempo presente, al pari delle correnti interne che non organizzano più un pensiero ma solo destini personali. Vuole anche dire smettere la diavolo ascoltarsi parlando sulla se stessi. Mi sembra un programma di riforma di un partito. No, io penso una cosa molto semplice. Non possiamo immaginare un partito che funzioni esattamente come funzionava nel secolo scorso, peraltro che io ho attraversato militandoci dal PC fino al PD, passando per il PDS e DS. C'erano anche nuove forme della partecipazione, della militanza, della formazione delle classi dirigenti. Quando parlo delle liturgie parlo ad esempio del fatto che se qui abbiamo vinto, uno dei motivi, magari non il principale, ce l'hanno insegnato le sardine, è stato quello che dopo un po' di anni in cui ci chiudavamo in pochi in una stanza per paura di prendere qualche fischio e ci davamo ragione da soli, ma quelli che votavano erano anche di quelli fuori, noi abbiamo avuto il coraggio di tornare nelle piazze. Qui ci sono dirigenti del mio partito, ho citato Davide, ma potrei citare il segretario regionale Calvano, il segretario di Bologna Tosiani, tanti altri. Quando decidemmo di aprire il 7 di dicembre la campagna elettorale in Piazza Maggiore, praticamente tutti mi dicevano, ma sei sicuro? Perché se vengono 5.000 persone saranno tantissime, ma la piazza sarà metà vuota, ne tiene 10.000. E poi le sardine sono già venute, se c'è un meno, noi non è che facciamo un flash mob, noi dobbiamo stare lì 2 ore, a dicembre, alla sera, c'è freddo. E io dissi, guardate che se dobbiamo aver paura, è meglio cambiare mestiere, perché una classe dirigente non la vedi quando c'è il sole, a bronzarsi siamo capaci tutti, la vedi quando piove, apri un ombrello, provi a starci sotto, aspetti che torni sereno, il problema è se hai la pazienza e il tempo di stare sotto l'ombrello, perché sono momenti complicati. E poi perché noi non andavamo più nei luoghi dove fisicamente la gente c'era, dove studia, dove lavora, dove vive. Abbiamo bisogno di tornare lì. Quando faccio la citazione della frase del bar, ma non l'ho scelta io, l'ho scelta l'editore perché mi ha sentita dire di più, io dico una cosa anche qui molto banale, cioè voglio una classe dirigente che sappia entrare in un bar e parlare con quelli che ci sono al bar, che non vuol dire fare discorsi da bar, li lasciamo ad altri, né però neanche da salotto televisivo, per il quale molto spesso veniamo percepiti, compreso io, come una classe dirigente che troppe volte guarda gli altri dall'alto in basso e pensa sempre di avere la verità in tasca, mentre se noi siamo un po' di più nel territorio, guarda, c'è una politologa che stimo, romagnola di questa regione, che un anno fa, quando io stavo per ricandidarmi... Quella era la vicepresidente che insegna negli Stati Uniti.
do un consiglio al PD, non candidate Bonaccini, perché non, voglio, non è stimato dagli emiliano romagnoli, che è un giudizio che io rispetto. Il problema è che lei parlava da migliaia di chilometri di distanza, mentre parlava, io magari ero come oggi, ho detto là per incontrare 500 persone che avevano un problema concreto. Cioè vorrei che non è fisco, stessimo più, non alle bugie della politologia, perché quando dico basta con le correnti organizzate in un certo modo, non intendo che non ci debba essere pluralismo in un partito, come fa ad esserci pluralismo in un grande partito se lo vogliamo grande. Io dico però che quando le correnti diventano troppo cristallizzate, non vanno avanti, ad esempio, i giovani migliori, ma vanno avanti quelli che fanno sì al capo corrente di turno, o no? E noi abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di generare energie, abbiamo bisogno di trovare gente nuova, abbiamo bisogno di pensare meno alle nostre carriere personali e di più invece a rimetterci, se guarda quando mi va, io lo so, mi sembra una cosa, perché puoi fare segretario come me frega niente. Io se volevo fare altro. Non te ne frega niente. No, io guarda, quando mi sono ricandidato alla presidenza della regione, diciamo se è vero, qualcuno mi ha detto, Stefano, stai attento, hai 52 anni. Tutto sommato sei mediamente apprezzato e stimato. All'Europea abbiamo appena preso 7 punti in meno che la destra. Devo dire prima del papete avevamo un sondaggio in mano che eravamo 11 punti sotto. C'erano le europee e prima, a proposito di quel risultato, noi abbiamo candidato questa detta guardina da amici. Io per i ruoli che avevo avuto gli ultimi 3 anni in Europa non potevo aver diritto di chiedere al mio partito se potevo, se potevo andare a prendersi le preferenze, candidare in Europa. Non potevo farlo, ne avevo credo le caratteristiche anche per i ruoli importanti che avevo ricoperto. Perché era più facile perdere che vincere qua. E però ho pensato, ma se vado via io, ma cosa pensano quelli che devono, dobbiamo chiamare a fare una campagna che è una di quelle per la prima volta, come dire, nella quale sentiamo il rischio di perdere davvero? E allora ho pensato che sarei stato davvero, mi sarei vergognato di me stesso per comunicare con la politica. Vedi, io mi dicevo, ma se perdi non è colpa tua. Perché chi meglio di te, ma tu non hai colpa di te, se io avessi perso, ti ricorderai, mi ha parlato, c'era Al Jazeera la notte del 27 a Casaletto di Reno, c'era Al Jazeera, la settimana prima avevo fatto interviste io e la mia avversaria, con il mio avversario, con tutti i, no lo dico perché ho letto anche qui, con i colleghi che scrivono, ma l'avversario non era molto forte, ma scusate, me la ricordate la campagna elettorale? Ma perché noi avevamo avuto un'avversaria? Noi eravamo uno che è stato lì per mesi a comprare un po' i coglioni dalla mattina alla notte, sempre benvenuto, e che però aveva vinto, no, stravinto 10 regioni, 9 su 9, la Calabria di 25 punti lo stesso giorno, 10 su 10. Insomma, capisci che non era una partita così banale, però se perdevo io entravo nella storia, lo sapevo, avevo finito, sarei rimasto in consiglio regionale. Infatti rimango stupito che nessuno stia dicendo alla Ceccara di Toscana, che è un po' curioso che prima che fa l'euro parlamentare si candida e dice oh, se va male torno in Europa. Beh, scusa, tu chiedi voti ai cittadini solo nel caso la tua carriera politica avrà un ulteriore successo? Cioè, guarda, ma sono cose, secondo me, rispetto anche a come ognuno di noi interpreta la funzione che svolge, che sono importanti nel rapporto con i cittadini e nel rispetto del voto che chiedi alle persone. Dopodiché, se perdevo, avrei pagato un prezzo molto alto e superiore ai miei denari. Ho vinto, certo. Ho preso molti più meriti di quelli che in realtà ho, perché non ho vinto io, sì. Abbiamo vinto tutti insieme. E infatti, tutta una storia di successo, perché tutta la capacità sulla propria capacità di prendere un rischio in un momento difficile e di vincere, a maggior ragione, questo è quello che a maggior ragione, questo è quello un po' che manca in questo momento del PD, perché non ti sfugge, non sfugge a nessuno, e qui siamo di nuovo a 4-2, la possibilità di perdere altre due regioni, qualcuno dice 5-1, io non credo 5-1 perché non mi pare che la Toscana. Ma diceva che per avere 1-0 abbiamo vinto 2-0, quindi sappiamo sì. Una che magari va molto meglio come qualcuno. Però è un dato di fatto che insomma nel PD c'è il problema di una riforma interna, deve essere diretta da voluta lui stessa, insomma, tu stesso identifichi
una serie di cose diverse che vanno fatte dal partito. Allora, io prendo atto dal fatto che tu dici che non lo sarà il segretario, anche se la tua storia naturalmente ti porterebbe in una rosa di candidabili, no? È la stessa storia di Zingaretti. Zingaretti diventò segretario perché in fondo ha vinto mentre il resto del partito perdeva, cioè lui prima di te ha fatto la stessa strada. Io prendo atto che tu non vuoi fare il segretario, però prendo atto anche del fatto che dici delle parole molto forti sul partito. Allora, spiegami cosa vuoi fare, come contribuire al cambiamento che hai delineato qui e che tutti ti hanno applaudito, perché credo che non si possa non essere d'accordo sulla critica profonda fatta dal PD. Diceva che mando dal PD, io credo che una mano l'abbiamo già data tutti insieme, perché se si parla di Emilia Romagna non era una venuta d'acqua fresca sul palo, ricordiamo così erano quei momenti. Quindi ognuno faccia bene, dico sempre, i compiti a casa propria. Noi credo che tra mille errori, difetti che abbiamo, insomma, credo che li abbiamo fatti bene. Io il compito che voglio dare intanto è provare a governare bene questa regione, perché il PD possa dire ci sono anche regioni governate da centro-sinistra che sono un valore aggiunto, possono portare delle opportunità e dei contributi anche al paese. Di questo ne andiamo orgogliosi, quindi ne raccontiamo di alcune cose che ho raccontato stamattina di una vera e propria straordinaria eccellenza che stiamo mettendo in campo. Dall'altra parte vorrei provare a dare un contributo di idee sui programmi, dare un contributo di idee rispetto, o meglio, di come, perché mi dico, ma cos'è che può insegnare la vittoria di domani? Ogni elezione è sempre diversa e noi dobbiamo avere l'unità di non dover insegnare niente a nessuno. Peraltro l'Emilia Romagna non è l'Italia, io dicevo in campagna elettorale, se l'Italia somigliasse all'Emilia Romagna, lo ricorderete, no? Sarebbe un paese migliore. Era vero ed era anche un modo per prendere l'orgoglio dell'Emilia Romagna, perché noi ci siamo rivolti a tutti per quel tipo di elezione. Siccome negli ultimi 5 anni, Lucia, chi ha votato due volte, nel 70% dei casi ha cambiato voto, cosa che se capitava qualche anno fa e ognuno di noi andava a casa a dire alla propria famiglia che aveva cambiato voto, gli chiudevano la porta e non entrava più per 2 anni, oggi le persone cambiano voto molto rapidamente e questo vorrei che venisse trasformato in opportunità, perché ad esempio il Movimento 5 Stelle qui aveva il 28% da andare prima, primo partito delle elezioni politiche, all'Europea aveva il 13-14% ancora. Quello che si è candidato contro di me ha preso un 3,5%, perché quando mi hanno detto non ci alleiamo, e io l'avrei voluta fare l'alleanza, ho tifato perché nascesse il governo giallo-rosso, ho sostenuto la proposta di Nicola di fare alleanze ovunque si potesse, quindi ci credo all'idea che prima o poi bisognerà che quella forza lì si chiama come vuole, decida di stare non solo in mezzo, ma da una parte o dall'altra. Ma quando qui ci hanno detto guarda, no grazie, non è che ci siamo messi a piangere. Gli abbiamo detto che veniamo a prendere i voti uno a uno a casa vostra, cioè noi dobbiamo avere l'ambizione che con un progetto definito che non sia contro qualcuno, ecco una cosa che vorrei dire, guarda, io di Saviano non ho apprezzato i toni delle parole dell'altro giorno contro Nicola e contro il PD, per me non è giusto quella critica e quell'attacco a Nicola Zingaretti e al Partito Democratico. C'è una cosa però che condivido delle cose che ha detto Saviano. Noi non possiamo immaginare i prossimi anni di tenere un partito, una coalizione che viva di anti. Abbiamo vissuto troppo dell'antiberlusconismo, adesso spesso c'è l'antisalvinismo, noi non dobbiamo essere contro qualcuno, noi dobbiamo essere a favore di qualcosa, perché se la metti così, chiunque anche abbia un padre lontano da te, in quel particolare momento può decidere come capitare anche qui, magari di votarti o no. Se noi agiamo non perché vogliamo farci votare per quanto fanno schifo gli altri, ma dobbiamo avere l'ambizione di farci votare per quanto diventiamo attraenti e credibili noi in una proposta di progetto di governo, con i nostri valori, con le nostre idee. Allora, noi lo abbiamo fatto qui e io credo che questo possa essere una cosa che al di là che l'Emilia Romagna non è l'Italia, ma l'Emilia Romagna non è neanche su Marte. Quando mi dico, ma è quella passione di Toscana, i giornalisti, ma come mai non assimi la Toscana è contendibile prima anche l'Emilia Romagna? Io ho detto, ma voi dove vi bavate in questi anni? Nel 99 perdemmo Bologna, 20 anni fa. In Toscana negli ultimi anni si sono persi 6 capoluoghi su 10.
Ma il mondo è questo, siamo nel mondo, qui in particolare siamo al nord, con le inquietudini del nord. Se in questo momento nel nord del paese, dove abita la metà della popolazione italiana e dove si produce più della metà del PIL, su 8 regioni, solo una è governata dal PD e dal centro-sinistra, e dall'Emilia Romagna nelle condizioni che abbiamo visto che siamo, ci sarà un problema su cui dovremo riflettere, perché non era mai successo negli ultimi 30 anni, tranne pochi anni, che noi, la Liguria, la Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, tutti insieme li vedessimo governati dagli altri, e solo l'Emilia Romagna, con quel rischio che abbiamo corso, governato da noi. Per cui, ecco, io vorrei avere questa ambizione, cioè quella di provare a immaginare un percorso nel quale noi non ci può bastare il 20-22%, che non è una cifra di poco conto, ci mancherebbe altro, ma dobbiamo avere l'ambizione che l'alleanza è costruita attorno ad una forza che prima ancora che scegliere gli alleati che ci vogliono, ci mancherebbe altro, ha una sua identità che può diventare un perno attrattivo per elettori indecisi o che ti avevano lasciato. Dico cose così difficili da capire? Ma non dici cose così difficili, però davvero stai dicendo delle cose vere, delle cose che tutti credono possono condividere su quello, ma stai parlando, descrivendo lo stato di un partito, il profondo bisogno di riforme, il profondo bisogno di cambiamento. Cioè, non è che tu dici c'è un partito che sta facendo dei passi avanti, c'è un partito che tu dici ha bisogno di identità, ha bisogno di progetto, ha bisogno di tornare tra la gente. Lascia perdere adesso, se non lo fare, non lo fare, se no, la mia domanda allora cos'è? Zingaretti sta facendo qualcosa nella direzione di questi cambiamenti o no? Adesso lasciamo perdere le condizioni di persone. Allora, c'è una fotografia dello stato di guerra. Io dico quello che in più dovremmo fare. Posso che non parliamo. Nicola ha preso un partito che era sprofondato a quel 18% delle elezioni europee. Lo ricordiamo tutti, eh? E faticosamente ha poi subito delle scissioni ed è riuscito a rimettere il Partito Democratico, lui con gruppo di gente, una carreggiata che ci ha visto poi portare in vista, ad esempio, in tanti comuni italiani che abbiamo conquistato e continuato a vincere, ha rimesso in piedi una forza politica che ha avuto l'intelligenza e il coraggio, non era facile da fare, di mettere in campo un governo, quello giallo-rosso, sulla base di un contratto, certo, complicato, ma che voleva dare una prospettiva a un paese che oggi, guardate, che poi davanti è una grande opportunità. Intanto va detto, il contributo che il PD ha dato a questo governo non è banale, eh? Anzi, è quello principale. Forse ah, lo dico perché la pandemia ha dimostrato che siamo stati la prima democrazia occidentale colpita, ma quella che oggi è ritenuto uno dei paesi più sicuri al mondo nell'Occidente democratico, vero o no? E abbiamo fatto tutti quanti con tanta fatica e difficoltà perché non avevamo strumenti ed esempi a cui attingere. Ed eravamo tutti un po' imprecati, ma abbiamo fatto un grande sforzo tra l'istituzione nazionale e le regioni. E poi perché oggi abbiamo una grande opportunità. Ma mi dico, ma cosa pensi di Conte? Pensi di Conte? Conte penso che abbia gestito in maniera davvero molto positiva la pandemia, con tutti i drammi che abbiamo vissuto. E mi pare anche che l'accoglienza che ha avuto a questa festa, da quello che ho letto, sia all'altezza di quello che pensano molti italiani. Che pensa che sia un Presidente del Consiglio che non fa i propri interessi ma quelli del Paese, che prova a servire il Paese e cerca di metterlo su una carreggiata che guardi al futuro, e sarà giudicato dal recovery fund. E credo che lì, guarda, ci sarà la madre di tutte le battaglie, perché 208 miliardi di euro, non riesco neanche a dire, è un successo clamoroso di questo governo. Non era mai successo che l'Europa ti mettesse a disposizione una cifra solo per il nostro paese in Europa, giustamente, così rilevante. Adesso tutti quanti, a partire da me, da noi regioni, dovremmo essere in grado di programmare ciò che si è speso bene e velocemente darà una prospettiva a questo paese per i prossimi 30 anni. Però il fatto stesso che stiamo qui a ragionare delle difficoltà delle regionali, il non essere riusciti a fare alleanze nelle regioni come ci auguravamo e la base, dicono, no, del Movimento 5 Stelle aveva votato, indica una difficoltà
montagna dobbiamo provare a superare per dare una prospettiva più sicura, non solo al governo del paese, ma anche a come vogliamo prepararci per quando dovremo tornare a votare, perché, ripeto, mi auguro si va alla fine legislatura, ma se si va alla fine legislatura comunque fra 2 anni bisognerà tornare a votare. Allora, a te non dà fastidio che dopo anni di discussioni contro, a partire dal governo Monti, discutere del ruolo che aveva avuto di appoggio il PD al governo Monti, che poi si è rivelato un boomerang anche contro il PD, un tipo di discussione contro Monti che ha alimentato sicuramente in Italia l'antipolitica sia in versione Lega molto pesantemente, sia in versione 5 Stelle. Poi si arriva alla situazione in cui si fa un governo Lega 5 Stelle con loro che chiamano un signore che non solo non è un politico, che non sa niente di politica, ma non si è mai neanche avvicinato alle urne. Poi, secondo giro, arriva la crisi del governo con la Lega, questo stesso signore che non ha nessun rapporto con la politica, tanto meno per le elezioni, diventa accettato e legittimato dalla sinistra. A te non dà fastidio un percorso del genere? Io vi dico, a me sì. Cioè, io penso che questo sia un percorso lunare. E te lo dico, sai perché? Perché l'idea che a un certo punto può venire e può fare, credo, anche che abbia fatto male, ma il problema di rappresentanza. Il PD sta dando il sangue per una rappresentanza che non solo non esiste rispetto al proprio partito, non esiste la rappresentazione di quest'uomo, perché ha avuto un percorso destra-sinistra, non ha mai fatto le elezioni. Cioè, secondo me questo non è un dato di crisi, non è un dato di in realtà un'operazione fragile. Noi eravamo dentro una situazione davvero complicata per certi aspetti drammatici del vostro paese, col debito pubblico che abbiamo, il rischio di ritrovarci nell'ennesima campagna elettorale perché non riesci mai a ricoprire. Guarda, perdono, quando si parla di riforma, qual è la prima riforma che farete? Una legge elettorale che garantisca di governare il paese per 5 anni, a chiunque, vinca le elezioni. Ma io sono 5 anni che faccio presidente della conferenza delle regioni, ma ti pare normale che ho avuto che fare, abbiamo avuto che fare come presidenti con 4 governi diversi in 5 anni? Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, dove tutto l'arco costituzionale tranne i Fratelli d'Italia è andato al governo e poi l'opposizione e poi di nuovo al governo. Guarda che un paese fa fatica a governarlo se ogni anno rischi di cambiare il governo stesso, perché se noi abbiamo per 5 anni in questa regione potuto provare a fare cose ritenute mediamente apprezzabili o meno, se no ci avrebbero mandati a casa, oppure in un comune il sindaco di Modena ha vinto addirittura il primo turno in un momento difficile perché è costato di aver governato, è perché abbiamo avuto degli anni davanti. Allora io mi interessa persino poco il ragionamento che facevi, Lucia. Perché? Perché prima ancora che conto il PD 5 Stelle di governo, mi interessa che risposte diamo alla gente in carne ed ossa. Sulla pandemia abbiamo dimostrato, hanno stato in governo, di fare un lavoro mediamente migliore di tante altre democrazie occidentali. E mi piacerebbe dire qualcosa sulla prateria che secondo me abbiamo davanti, con lo spostamento ancora più a destra di questa destra che va verso Giorgia Meloni addirittura, quindi ancora più sovranista e nazionalista. Ma dal punto di vista di quello che succederà contro Don Conte è che se sapremo investire sul recovery fund e permettetemi portare subito a casa i 36 miliardi di euro del MES che riguardano la vita delle persone e la sanità pubblica. A proposito, mi auguro che non venga più nessuno a cercarmi per dirmi, come pochi mesi fa, che bisogna privatizzare la sanità pubblica dell'Emilia Romagna. Ve lo ricordate? Lo ricordate? Ecco una battaglia sulla quale ci possiamo investire qualcosa. Dice, ma cos'è il PD? Il PD è quel partito che difende la sanità pubblica, mentre la parte che sta là vorrebbe una sanità per buona parte privata, perché per noi l'idea è che le persone, che siano ricche o siano povere, hanno diritto ad una sanità e ad un'istruzione che sia uguale per tutti. Però è fatto un errore, è fatto un errore. Non è la parte che sta là, che è contro il MES, è la parte che sta qua con voi. No, non stiamo parlando della sanità. No, perfetto. No, invece mi hai dato un assist, e lo spiego molto bene. No, ho detto quelli che sono per la sanità più privata che pubblica, e non ci sono i 5 Stelle tra quelli. Perché quando qui abbiamo fatto la campagna elettorale,
E i 5 Stelle gli dissero: no, non vogliamo allearci, bene, ci rispettiamo, gli dicemmo che veniamo a prendere i voti in una casa vostra. E sai come abbiamo fatto, ad esempio? Siamo partiti dalla sanità. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, più una consigliera regionale, più un altro consigliere regionale, cioè 3 su 5, uno è passato ai Verdi ed è venuto in alleanza, gli altri due hanno detto: noi continueremo a lottare il Movimento 5 Stelle. Ma siccome il Movimento 5 Stelle, con questa legge elettorale delle regionali in cui alla notte chi ha un voto in più vince o un in più perde, andando da solo non vinceremo mai, quando Bonaccini dice che non è migliore di lei, io sembra che io non sono migliore della mia avversaria, non ero migliore, non ho nessuna autorità morale per dirlo, non l'avevo, ma io dicevo siamo molto diversi. L'esempio più facile era quello che lei proponeva, il modello Lombardo, che è rispettabile, ci mancherebbe, ma è che è fatto per metà di sanità privata. E io dicevo: se vinco io qui rimane sanità pubblica. Loro hanno detto: noi voteremo 5 Stelle come simbolo perché è la nostra storia, ma votiamo il voto di Giunto Bonaccini perché il giorno dopo le elezioni ci saranno o lui o lei, e per noi la sanità deve rimanere pubblica. Allora i 5 Stelle, che si sono sempre battuti anche qui per la sanità pubblica, io non voglio insultarli o, come dire, mettermi a fare sberle per il MES. Dico solo: rifletteteci, perché eravate contro il MES, ma non era arrivata una pandemia così drammatica che ha dimostrato che servono risorse pubbliche. Quali sono i paesi democratici occidentali più in difficoltà? Quelli che non hanno una sanità pubblica di territorio e quelli guidati da autorità populisti, definiremo. Boris Johnson, ha rischiato di morire, Donald Trump, Bolsonaro, che l'altro giorno non lo chiamano Bolsonaro, quelli perché Trump e Bolsonaro, Giorgia Meloni e Matteo Salvini li citavano come i campioni del mondo, non li cita più nessuno. E perché hanno portato i loro paesi alla tragedia? Perché il populismo vive di applauso quotidiano, e l'applauso quotidiano lo prendi solo se racconti agli elettori quello che si vogliono sentire dire, o gli dici, come in quel caso, le bugie. Hanno avuto paura dei fischi all'inizio e hanno detto bugie dicendo persino che il coronavirus non c'era. È vero o no? E quei paesi sono la tragedia. Per noi si apre, Lucia, oggi che ci sono due paroline che a fronte di questa tragedia tornano di moda: Stato e pubblico. Noi abbiamo quelli che hanno i nostri valori, riformisti, progressisti, un campo straordinario in Occidente, perché l'asse della destra italiana si sposterà ancora di più a destra, perché nel mondo stanno andando un po' in crisi alla luce di quello che è accaduto, e perché noi abbiamo valori che su alcune questioni possiamo rivendicare perché sono il nostro patrimonio, le nostre radici, ma le abbiamo anche applicate quando governiamo. Allora il MES 5 Stelle bisogna che accettino che venga utilizzato, perché sono soldi che si aggiungono al recovery fund, e soprattutto sono soldi, voi mi è mai capitato di chiedere un prestito e qualcuno ve lo ridà indietro, vi chiede indietro i soldi meno di quelli che gli avete dato? Spieghiamolo facilmente: se a 7 anni io ti devo restituire meno di quello che mi hai dato e a 10 anni lo 0,08% in più, cioè tasso zero, guardate che è un'occasione formidabile, avendo l'unica condizionalità che rispetto per la sanità, e non è solo sanità. Se devo fare un nuovo ospedale a casa della salute, apro dei cantieri, metto a lavoro le imprese, le maestranze, i progettisti, gli arredatori, i fornitori, se acquisto materiali, macchinari e tecnologie, produco beni e servizi, se assumo personale. Siamo d'accordo che deve finire in questo paese che uno specializzando immediatamente, un minuto dopo che ha terminato la specializzazione, viene assunto subito dal sistema sanitario nazionale, o no? Visto che ci siamo giocati una generazione a cui abbiamo detto: dopo che hai studiato il tuo turno arriverà il prossimo anno, e sono anni che il prossimo anno non arriva mai. Questo vuol dire punti di PIL, vuol dire lavoro, vuol dire impresa, vuol dire assumere persone che non hanno lavoro. Insomma, a me non pare così complicato provare a convincerli, perché se non si convincono dovranno rispondere al paese. E io ho molto apprezzato, a proposito, il presidente Conte qui ha detto che la questione la porterà in Parlamento. Avere delle opinioni, cioè io ti consiglierei di non utilizzare così a piene mani tutta la retorica sul fatto che i sovranisti hanno sbagliato l'approccio al Covid, perché ci sono molti segnali che contraddicono questa storia. Il primo dei segnali è che
che la Francia, che è il paese che è molto ma molto più avanti di noi nella sanità pubblica, c'ha molti ma molti più al momento, non solo infettati ma prospettive di infezioni in crescita. Questo non è una cosa, questo virus secondo me non è una cosa che può essere inquadrata. Tra l'altro la questione italiana, perché bisogna guardare i numeri sostanzialmente, la questione italiana al momento è la migliore performance, ma non è detto che lo sarà. Cioè la questione, ti dico di più, persino in America, con tutti i limiti oggi brutali di Trump, sono però, stanno arrivando a un punto in cui i numeri sono ancora molto alti, ma la curva è in stallo. Cioè, vuol dire, secondo me non ci dobbiamo assolutamente... Non ci dobbiamo sedere su questa storia del fatto che la destra andrà peggio, secondo me. Perché non è detto che il Covid possa... Ho detto che infatti hanno detto bugie, ve le ricordate tutti. Hanno detto che non c'è il coronavirus. Hanno detto che continuate ad aperto mentre noi chiudavamo. O facciamo la carneficina in Brasile. Negli Stati Uniti non lo sapremo mai quanti sono i seduti. Stefano, in Italia i documenti stanno provando che il governo anche ha tenuto non così in maniera così grande, ha tenuto nascosti in alcuni momenti delle decisioni che persino il CTS mi suggeriva. Cioè, voglio dire, io penso che su questa storia del Covid noi non ci dobbiamo giocare la politica, onestamente. Mentre invece sulla storia del MES sono completamente d'accordo con te. E a me sembra che un premier, che come dici tu, lavora solo per il bene delle persone, non se ne può uscire neanche da questo fatto dicendo lo presenterò in discussione. La discussione è soltanto ormai da mesi. E la questione centrale è non credo che lui possa uscirsene da questa cosa dicendo lo presenterò. Un premier che è stato capace di essere decisionista su molte cose dovrebbe essere decisionista su molte. Ora voglio vedere perché io insisto su Conte e i suoi limiti. Perché mi meraviglia, e qui chiudo, scusate se sono un tuo interlocutore in questo caso, qui che è un tuo intervistatrice, che una persona come te, come il PD, che che vive della sua identità, poi si fa passare sotto un baffo il fatto che un signore mai eletto, che non ha mai frequentato la politica, passa tranquillamente da un centrodestra che noi abbiamo considerato così pericoloso che ci siamo messi sotto i piedi anche le elezioni, con oggi in Parlamento che conta il 35% di 5 Stelle, che invece sono al momento l'ultima conta era il 17%, e un 3% di Luigi Renzi, che al momento fa il 3%. Cioè, vedete, dal punto di vista di partito, tenere un Parlamento del genere significava proprio suicidarsi anche da certi punti, mettersi in una situazione molto difficile. Ecco, cioè, io penso che questa storia di Conte è una storia pericolosa, lo dico sempre. Palazzo Chigi non mi parla, non mi dà più, per fortuna, il loro spinning non è mai venuto da me, eccetera, eccetera. Non è questo il punto. Capisco che loro se la prendono, ma io penso che se c'è un gruppo politico che deve immaginare che questa operazione è un'operazione facile, questo è questo qua. È il PD, e tu sei il primo, perché tu sei una persona che ha messo i piedi di nuovo in questa sua campagna. La questione di chi siamo. Il chi siamo del PD non può accettare una persona totalmente impolitica che poi gira a centro-destra pericolosissimo e a centro-sinistra, e quando a centro-sinistra non vuoi fare nel paese. Qui ci sono delle partite in ballo, la partita della Presidenza della Repubblica, la partita chi sarà il prossimo leader del PD, ci sono dei nutri che ce lo nascondiamo, questa è la storia, ci sono delle grandi partite e anche intorno al Recovery Fund, Stefano, si stanno a fare partite e né io né te al momento sapremo fino a che non saranno giocate, perché se ci illudiamo che 260 miliardi arrivano e non ci sono problemi, beh insomma forse non abbiamo capito la politica italiana. Allora Stefano, hai detto, mi pare che non era vero, e non lo so se è vero, che un'agenzia ti attribuiva il fatto che Conte potesse essere il nuovo
pensavo ad una cosa molto banale: se nei prossimi 2 anni il governo riuscisse a investire le risorse che vengono portate dall'Europa, che riuscisse a cominciare a fare investimenti importanti, questo paese recuperasse la curva di PIL che perderà, come si perde in tutti i paesi occidentali, Conte diventa naturalmente un possibile divergentosista. Non riesco a capire perché non possa esserlo. Cioè, io non è che posso immaginare oggi di dover disegnare un futuro di come sarà l'Italia fra 5 anni, posto che in quel Parlamento, piaccia o non piaccia, Lucia, devi fare in conto con un Movimento 5 Stelle, che è la più grande forza parlamentare, perché i voti, ecco, questo sì dovremmo interrogarci, che ne hanno dato i cittadini, non è che se li sono presi da soli. Allora, io l'unica cosa che dico è che il Partito Democratico faccia il Partito Democratico. E sul MES, lo sto dicendo, mi pare, provando a dare una mano al mio segretario nazionale, che l'ha posto per primo, da un presidente di regione, in prima linea del combattimento contro il coronavirus, che crede di capirne di sanità, io dico che il Partito Democratico pretenda che il Presidente del Consiglio e la maggioranza accedano ai 36 miliardi di euro del MES. Vi dico così, cosa devo dire? Beh, come futuro, Luisa, come futuro, io non riesco neanche a immaginare perché ci dovrebbe essere in futuro una nuova coalizione con a capo il Premier Conte. Però voglio abbandonare questo lato, domanda da domanda. Va bene. Tu voti sì, immagini? Io voto sì. Anche io voto sì. Quindi facciamo... Vuoi spiegare perché? No, spiegare perché no, dovresti spiegare il no piuttosto. Se votassi il no piuttosto dovresti spiegare, perché mi sembra che sì è abbastanza chiaro. E il rispetto di un patto di governo, insomma, no? Io invece voto per il sì per una ragione ancora più sottile, secondo me, ma che per me è rilevante. Voto sì perché la partita che si sta facendo il no, ascoltami perché poi voglio avere un'opinione, è una partita che invece ha più a che fare con le partite politiche che abbiamo delineato, cioè tenere o non tenere Conte, tenere o non tenere Zingaretti, stare o non stare con 5 Stelle. E io penso che in politica invece la storia, le promesse che si fanno, si devono mantenere. No, mi ha colpito il no di Giorgetti, che è una persona... ma quella è la prova, provata che si sta parlando di politica. Perché... Giorgetti sta facendo una fronda dentro la Lega. No, mi ha colpito la motivazione, perché lui dice, prima no, perché tagli parlamentari, così manca di altre forme. In realtà poi ci aggiunge, perché questo governo che viene che va a casa il prima possibile, se dice no, sostanzialmente crolla il 5 Stelle, quindi non è una gran motivazione un referendum che dovrebbe essere basato. Io posso dire, perciò vorrei sapere da te che cosa dici, che cosa pensi siano le motivazioni alle basi della campagna del no, che ha preso tutto sommato un volume interessante dentro il partito. Guarda, ti dico i motivi per cui voto sì, non dunque capisci perché. Il primo è perché io sono 30 anni che faccio campagna elettorale, dal PC da ragazzino, passando agli altri partiti, ed è 30 anni che nel programma delle elezioni politiche noi scriviamo ridurre il numero di parlamentari. Mi si dirà, sì, ma c'erano altre riforme accompagnate, sì. Per me l'antipolitica la si rafforza quando prometti che per 30 anni non mantieni e non il paese che l'ha governato, o no. Secondo, io lo so che è un referendum un poco significativo, perché non è che da qui ne uscirà vinta sì o vinta no un paese migliore o peggiore o che ha risolto il problema delle riforme istituzionali, che per quanto mi riguarda la madre di tutte le riforme dovrebbe essere, non è un caso, siamo l'unico paese al mondo davvero, il superamento di quel bicameralismo paritario per il quale due camere fanno, la banalizzo, sostanzialmente le stesse cose e i tempi di decisione rischiano di diventare infiniti, dando l'idea che la politica chiacchiera, mentre il cittadino, l'imprenditore o i lavoratori devono prendere decisioni in un tempo infinitamente più piccolo. L'ho banalizzato. Però dico, se vince il no, certamente non succede nulla. Se vince il sì, a partire da una cosa che dovrà essere fatta per forza, una riforma della legge elettorale, che oggi non mi piace, perché mette nelle mani delle segreterie dei partiti nazionali la scelta praticamente di tutti o quasi tutti i candidati, togliendo potere un po' ai territori, quella la devi fare perché devi ridisegnare con leggi. E quindi quantomeno quella piccolissima riforma, che è la riduzione del numero dei parlamentari, che così ha poco significato, ne innesca un'altra e io ho apprezzato
l'altro giorno in direzione il segretario nazionale, e io ho votato sì anche alla relazione, abbia detto che dobbiamo legare quella riforma al fatto che chiediamo altre riforme conseguenti che senza la vittoria del sì difficilmente possono essere innescate, no, perché si ferma tutto. La mia domanda è perché il no sta crescendo l'opinione anche dentro il PD e non è perché sta crescendo? Io rispetto poco su questo tema. Adesso tanto abbiamo un dibattito. Martina e tu però la superando così, guarda, a partire da Gianni ho talmente stima di alcuni che votano no che, come dire, ne voglio provare a comprendere le ragioni, che alcune delle quali le comprendo persino, perché l'idea è che sia una riforma che è incompleta e ci sta che chi pensa che una riforma come questa da sola non basti, ecco l'unica cosa, non a Gianni ma a qualcun altro, ho sentito dire ma a rischio di qualità della democrazia, nell'Emilia Romagna ci sono 50 consigli regionali per 4 milioni e mezzo di abitanti. Sono proiettati in paese sarebbero 600-700 rappresentanti su 60 milioni. In Emilia Romagna non c'è mica nessuno che dice che con 50 consiglieri regionali, 50 milioni e mezzo abitanti, c'è un rischio di autoritarismo, di mancanza di partecipazione o rappresentanza democratica. Lì alcuni argomenti dobbiamo, ma non sono quelli che usano lui e usano altri. Mi ripeto, io penso davvero, ma convinto, che serve invece innescare un altro processo di riforme in un paese che non è mai in grado di fare riforme. Allora, parlando di innescare, perché poi abbiamo lanciato perfettamente il prossimo dibattito, e se però vincesse no, non è che non succede niente, si innesca un terremoto, perché uno dei patti fondativi del governo viene rifiutato, il segretario ha detto sì con l'appoggio ampio, diciamo, della sua segreteria, e anche quello è una sconfitta ancora più netta di queste cose, e il governo, che è fatto con 5 Stelle, che hanno fatto di questa... No, io guarda, l'unico appunto che faccio, perché ho condiviso tutto quello che Zingaretti ha detto, l'unico appunto che faccio è che credo avremmo fatto meglio ad anticipare almeno di un mese e mezzo, la scelta che viene indicata agli italiani. Perché questo tergiversare, io venivo fermato tutti i giorni da nostri elettori che mi chiedevano scusa, ma allora cosa facciamo? E non è che quando ci mettavate davanti un microfono, uno di noi che ha responsabilità, potevamo dire aspettiamo che qualcuno ci dica cosa dobbiamo fare. Perché il rischio che in questa condizione, se vince il sì, è mezzo 5 Stelle, e se vince il no, è colpa nostra. Non è una di quelle posizioni, no, win-win, al contrario, che ti mettono in condizione di parlare al paese. Però, ripeto, è un referendum molto parziale. A me dispiace, Lucia, che ogni volta che c'è un'elezione di qualcosa, in questo paese le conseguenze devono sempre essere su qualcos'altro. È un referendum che chiede agli italiani se vogliono ridurre il numero di parlamentari, se o no, vincerà sì o vincerà no, non cambia il mondo. Io proverei a giocarcela spiegando perché è utile cambiare in un senso o nell'altro. Ma se è vero, capito quello che dice, perché sì o no non cambia il mondo? Cioè no, non cambia, non è un terremoto che ne accoglie assenti politici. No. Se fossi in un paese normale. E dunque l'ultima domanda su cui mi sto. C'è un pericolo che si dica, se vince o no, l'attuale equilibri non va bene, è un voto contro. Cioè da parte del paese, o meglio della classe dirigente di una parte delle opposizioni, che dice di votare sì, ma in realtà spera vinca il no, perché così va a casa il governo. Ecco, se vogliamo evitarlo, votiamo sì,